Ciao a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Dark Souls 3. Riprendiamo dal fallo principale. Abbiamo sconfitto Vort nello scorso video e in questo episodio vorrei proseguire proprio dal punto dove abbiamo sconfitto il boss. Dovevamo alzare una bandiera. Prima di farlo, però, volevo giusto comprare un po' di frecce, magari queste qui che non costano tanto, per averne. Goodbye. Oh, this place is a... Grazie, alla prossima. Perché comunque sono sempre utili per attirare i nemici lontano, non necessariamente per fare molti danni ai boss. Riprendiamo esattamente con l'equipaggiamento dell'altra volta. Abbiamo preso lo scudo dell'aquila l'ultima volta. Per l'inizio va più che bene, respinge gli attacchi fisici al massimo. Avevamo trovato anche questo anello del sacrificio, che però è un anello che preserva le anime in caso di morte, ma si rompe e non intendo usarlo per il momento. E viaggiamo proprio da questa parte qui, dove abbiamo sconfitto Vort della ba Valle Boreale. Andiamo. Come al solito, ragazzi, mi raccomando, lasciate un like, il vostro commento con le vostre impressioni sul video e condividetelo anche per supportare il canale, lo apprezziamo sempre davvero molto. Abbiamo già portato altri Souls e altri Dark Souls. In particolare Dark Souls Remastered e Dark Souls 2 Scholar, versione Scholar, come guida al platino complete, e vi lasciamo come al solito le guide, le playlist complete qui sotto in descrizione. La dolce signora di prima ci aveva lasciato la bandiera da issare. E alziamo la bandiera qui alla fine del ponte spezzato. Siamo arrivati nella prossima anche vasta area che affronteremo. Grazie all'aiuto delle arpie siamo arrivati in questo punto. Metto brevemente solo il binocolo per farvi vedere che c'è già qualcosa in atto davanti a noi che si sta sviluppando. C'è un guerriero gigante che deve essere infastidito da qualcosa perché lancia, credo, delle frecce formato ombrellone da spiaggia da qualche parte, se la sta prendendo con qualcuno, e noi dovremmo andare esattamente da quella parte. Cerchiamo di non farlo arrabbiare. C'è subito un oggettino da questa parte. Le anime che troviamo, queste qui, tra virgolette, usa e getta, sono ancora piuttosto piccoline, non ci danno ancora molte anime, ma fanno comunque comodo. In caso di emergenza, se servissero per aumentare di un livello da qualche mercante, sono sempre piccoli aiuti, bene accetti. Il cancello però è chiuso. Non appena scenderemo sotto, qualcosa si attiverà. Questi poveri disgraziati li lascio stare per il momento, non sono interessati a noi e i cani però se la sono prese immediatamente con loro.
Tra l'altro per i cani va benissimo lo scudo per respingere il loro primo attacco che li farà rimbalzare. E rimbalzando avremo un attimino in più di tempo per attaccarli. Passo a sinistra di questo carro rovesciato. E sono stati troppo golosi questi simpaticoni. Recuperiamo il teschio esca. Passo oltre il cancello aperto. C'è un oggettino a sinistra qui dove tutti questi pellegrini che abbiamo visto anche nella cutscene si sono fermati qui e in gran parte non sono sopravvissuti, credo, perché sono fermi qui immobili. Dall'altro lato però, please grant me death, undo my shackles. Uno di loro sembra sopravvissuto, gli parlo. Oh, then it's true. A champion of Ash, as I live and breathe. To be in your presence is a great honor. I am Njol of Londor, a pilgrim, as you can see, only somehow I failed to die as was ordained. Well, perhaps my calling lies elsewhere. Say, champion of Ash, how does the idea of taking me into your service strike you? I was once a sorcerer. Surely I can be of use. Ci fa questa domanda. Lui è molto importante per ottenere uno dei finali possibili del gioco e accetterei i suoi servigi. Tra l'altro gli sto parlando anche come farebbe Vegeta, tutto infastidito di spalle. Oh, I am honored, truly. I should be dead. Yet you have granted me purpose anew. I, Yol of Londor, do solemnly swear myself to you. Ci ha giurato fedeltà, è sparito, una cosa che faranno un po' tutti gli NPC con delle quest particolari, e lo ritroveremo comunque nella zona principale con l'altare del vincolo. Proseguiamo verso il cuore di questa zona. I giri da fare saranno ancora tanti. Torneremo sicuramente indietro poi a parlare anche con Joel. E da questo momento in poi ci saranno anche nemici umanoidi un po' più alti con armi particolari a cui prestare attenzione. Prima di occuparmi di quel bell'imbusto sblocco solo il falò. Ci sarà tutta questa parte da esplorare con calma, bene. Tra l'altro un'altra cosa che volevo vedere è la possibilità di sfruttare la rotolata come opzione offensiva contro di loro per fargli perdere un po' di equilibrio mentre cercano di attaccarci. Infatti andandogli addosso e rotolando li bloccheremo un momento. Sempre per il discorso dell'equilibrio, non ne hanno, sono come delle banderuole al vento un po' i nemici e un paio di colpi in più glieli possiamo fare. Ci ha lasciato un drop casuale, potrebbe non capitare la stessa cosa. Seguirà una piccola parte chiusa qui all'interno. Ah, per recuperare gli oggetti dai cadaveri appesi dovremo per forza dargli un colpettino. Non tutti nascondono degli oggetti, ma alcuni sì. Tra poco dovremo vedere anche dei nemici particolari. Eccoli qua, dei nemici
sfuggenti, ne abbiamo incontrato uno con ancora un po' di senno, diciamo, ci ha parlato e lo abbiamo sbloccato come NPC al santuario. Tra l'altro, torno un attimo brevemente indietro, ho dimenticato anche di salire da questa parte dove ci sono tutti questi rottami qui da distruggere. E qua sotto dovrebbero esserci altri nemici. Abbiamo praticamente fatto il giro, niente di che. Prima di scendere ancora, controlliamo anche da questa parte. C'è un altro simpaticone. Non sono sicuro che questi nemici abbiano legami con i giardinieri del passato, come i nemici del DLC, DLC di Dark Souls Remastered, i giardinieri con il forcone a quattro punte, però hanno praticamente la stessa arma. Scendendo ancora usciremo qui allo scoperto, dove ci saranno un bel po' di nemici da affrontare, il più pericoloso assolutamente da non affrontare in gruppo con gli altri, è questa specie di evangelista santone strano, molto pericoloso. Pericolosa, non saprei. È agile, evita tutte le mie frecce. Accidenti. A prima vista potrebbe non sembrare, ma è davvero davvero pericoloso. Proseguiamo comunque. Ecco, meno male che non sono sceso troppo, ce n'era un altro qui di agguato, provo a fare l'attacco in salto. Bene. Il prossimo è lì a destra, oltre il carretto. E l'ultimo dovrebbe scendere, eccolo lì. Alzo un po' la torcia così vediamo meglio. Altra resina carbonizzata ci aiuterà a buffare l'arma. E non c'è altro. Dobbiamo uscire allo scoperto. Senza quel nemico che abbiamo eliminato prima è molto più gestibile in tranquillità, ma non bisogna comunque sottovalutarli. Abbiamo trovato anche questo oggetto qui, fondamentale per la quest che abbiamo sbloccato nello scorso video, l'osso di Loretta. L'NPC dell'altra volta ci aveva chiesto di portare l'anello, ma come è evidente ha fatto una brutta fine la povera Loretta, e per onestà comunque sarà meglio informarlo comunque che la sua Loretta non ha fatto una buona fine. Altri simpaticoni veneranti, proviamo a farli esplodere. Così. Questi qui non pensano a noi. Anche voi. Ops. Mi spiace. Ah, ce n'è ancora uno di là. Mentre decide di arrivare, andiamo a prenderci quell'oggettino lì. No, è in vantaggio lui. Un'altra anima, un pochino più ricca di anime, diciamo.
mi ha lasciato qualcosa, sì. La bomba. È vicino all'albero, è importante anche recuperare qualcosina. C'è una scheggia di Estus, mica possiamo lasciarla qui. C'è un oggettino anche lì attaccato a un cadavere, purtroppo. Una brace fa sempre comodo. E per il momento basta, controllo giusto vicino al carro se ho dimenticato qualcosa. La zona poi è più ampia anche da questo lato oltre il ponte, ci andremo tra non molto, ma prima vorrei esplorare tutte quelle casette lì, ovviamente dove possiamo andare. Ci sono alcuni oggettini interessanti, anche un patto, e ci sbloccherà anche un trofeo. Esploriamo prima di qua. È un frammentino. C'è un corridoio di qua, tra poco ci andiamo. Facendo il giro di qua torniamo dove abbiamo affrontato i nemici di prima. Questo è il cadavere che abbiamo fatto cadere prima con questi coltelli da lancio. Tra l'altro me li metto anche, non si sa mai, potrebbero tornare utili sia questi coltellini e anche questi altri. Vi faccio vedere soltanto il corridoio di prima. C'è uno di quegli esseri lì sfuggenti. Preso. Ma stiamo attenti perché ce ne potrebbero essere anche altri in giro. È maledetto. Non sono da sottovalutare, poi quando ce n'è anche più di uno. Comunque, stavano guardando qua sotto un punto da cui si può passare facendo il giro dall'altro lato, adesso lo vediamo. Ci siamo evitati comunque il loro intervento come agguato, diciamo. Vediamo queste altre casettine qua. Non c'è niente. Possiamo addentrarci. Un po' buio però. Dovrebbero esserci alcuni cadaveri con degli oggetti qua. Non loro. Ah, eccolo lì. Lo recupero subito prima di dimenticarmi. Un'anima. C'è un buco da dove dobbiamo cadere per trovare degli oggetti. Attenzione a questi nemici qui nelle gabbie. Proverò a fargli un attacco normale con la spada, ma non dovrebbe essere molto efficace perché hanno le grate in metallo che, diciamo, non fanno passare molto danno. Sarebbero meglio delle armi con l'attacco da fondo o anche le frecce. Proviamo entrambi. L'arco dovrebbe essere migliore. Oppure se avete uno stocco va anche bene. Va bene, alla resina possiamo anche... possiamo accettarla assolutamente. Quello era il primo di molti, ce ne saranno altri. Ma a noi adesso interessa entrare di qua, la porta è chiusa da questo lato. Dobbiamo per forza buttarci nel buchino qua.
Va bene. Questo è l'oggetto che ci farà sbloccare un trofeo, Guerrieri del Sole, per scoprire appunto il patto Guerrieri del Sole, un patto storico di Dark Souls. E qui c'è anche una pozione di cura che ci darà una mano a ripristinare un po' di punti vita. Non mi sono curato di proposito. E abbiamo recuperato qualche HP. Prossimo corridoio con altri nemici carcerati, diciamo qua. E l'arco è davvero ottimo. Sto usando anche le frecce che fanno un po' meno danno. Devo fare attenzione solo a quello lì con gli occhietti rossi. Anche quello lì. Ok, e ci stiamo avvicinando al punto in cui ci avrebbero fatto l'agguato con gli altri simpaticoni. Se non sbaglio, ce n'è comunque un terzo qua. No, forse mi ricordo male. Comunque. Da questo lato ci avventuriamo verso un'altra area. Con un po' di nemici, anche l'Evangelista, è tutta un'altra area dove poi dovremo andare, ma per il momento torno indietro. Ci torneremo comunque. Ecco qui il buco nel soffitto, diciamo nella parte alta dove siamo andati prima. Ecco e abbiamo ripulito tutta questa parte di zona. Qui appunto l'altro pezzo che abbiamo già esplorato. Non perdiamo altro tempo, proseguiamo oltre il ponte con un bel po' di nemici. Uno ci attaccherà da vicino, uno un po' più da lontano. Cerco di dividerli se possiamo. È abbastanza debole agli attacchi dalla distanza come con le frecce. Anche qui altro bivio, possiamo proseguire oppure andare a destra. Vado prima a destra, dove è meglio stare attenti perché troveremo un altro po' di questi nemici qui sfuggenti, pericolosi perché ci attaccheranno con una sorta di ciarbottana da lontano. Uno è lì, uno è più a sinistra. E uno è appeso anche. Quelli un po' più fastidiosi sono questi che ci lanciano addosso i dardi, un po' come facevano i Mokujin, come li chiamo io, del primo Dark Souls. Uno è andato. Quello lì appeso per gli at e farà attacchi ravvicinati. Uno è lì invece. Non ci prendiamo a vicenda, ma non devo più rischiare altri attacchi. Maledetto.
Accidenti a lui. Preso, oh, bene. L'arco non è più necessario per l'ultimo. Però tutti e tre insieme, insomma, sarebbero stati un po' fastidiosi. Qui in basso non c'è altro. Seguiamo il sentiero un po' più in alto. Backstab anche a lui. Quello è caduto così. Ci ha lasciato qualcosina. Ha un'anima proprio di quelle entry level. Prima di salire la scala controllo anche i tetti, vediamo se ci hanno lasciato qualcosina, ma forse no. Ce n'è però un quinto a questo punto, quanti sono? È sistemato. Tra poco andremo a prendere anche quell'oggetto, volevo solo controllare meglio i tetti, ma... Recupero anche questa bomba incendiaria dall'altro lato del tetto. L'altro oggettino. Scudo d'assi, anche questo risale al primo Dark Souls. Non attaccate questo nemico qui, possiamo parlare. Another nun ha disappeared. The grand and carries a cage. He ever has his cage. A nana's never coming back. So come into the cage and become nana's shade. Another nana. It's a grand. A nana's. So come into the. Ok, insomma, parole strane. Qui c'è un altro cadavere appeso. Muoiono tutti in posizioni strane. E basta, non dovrei aver dimenticato altro. Abbiamo fatto tutto il giro. Scenderei da questa parte qui all'interno del cancelletto. Non vi preoccupate del prossimo losco figuro. Questo qui è innocuo se non lo attacchiamo. Ci permetterà di raggiungere una zona, diciamo, segreta. Lo lascio stare. E vorrei recuperare anche questo oggetto qua. È un po' particolare, bisogna fare attenzione a non far cadere giù il cadavere. Mi ero un attimino bloccato. Devo provare a mettermi dall'altro lato. E ecco, mi sta girando attorno. Dare un colpo all'interno della... Della parte con la pavimentazione, diciamo, con il terreno, e non farlo cadere di sotto. Poi ci andremo dopo, ma proviamo a raccoglierlo subito. Vorrei dargli un colpo e premere subito il pulsante per raccogliere l'oggetto se riesco. L'anello di pietra del fuoco. Ho rischiato un po', però è andata bene. Ed eccolo qui, aumenta l'assorbimento dei danni da fuoco, quindi più difesa. Mettendolo andiamo con una percentuale di carico superiore al 70%, e perderemo la nostra agilità.
Andiamo da questo simpaticone qui che vaga. Possiamo esaminare diciamo, il suo zaino gigantesco. Ci darà un passaggio. Siamo arrivati in questa zona misteriosa. Si è intravisto qualcuno al fondo qua del percorso. Vediamo chi è. Well, what's up? This pit is for hollows, not for the likes of you, sane folk. Voglio parlare sempre di Or spalle. perhaps you are. Qui c'è una, diciamo, quest dedicata anche a lui, e gli dirò certamente. Yes, then we are just fine. It's important to know who you are. But we'll all be mad soon enough. And should you be undead, well, all the more so. Beware the shackles of the gods. You might need this. Ci darà anche un Etch it on oggetto. your heart if you. Creatori di tumuli, anche in questo caso un altro trofeo sbloccato per aver individuato questo nuovo patto. Come here to pile up your. You'll see when you go mad. You'll go mad. Take my advice. Ok, ci dà anche l'osso del ritorno, grazie per ritornare This pit indietro. is for. You've better think. This pit is for Holly. You've. E basta. This you've. Abbiamo esaurito tutti i dialoghi con lui, è molto importante praticamente con tutti gli NPC completare tutti quanti i loro dialoghi, un altro scudo grosso e poi qui, sempre per il patto, potremo pregare presso questo altare del sacrificio, ma non è il momento adesso. Non possiamo tornare seguendo un percorso indietro, quindi utilizzerò l'osso del ritorno che mi metto anche in questo menu. Lo assegno direttamente qui, è un menu che non utilizzeremo tantissimo. Premete triangolo per assegnare l'oggetto che volete e torniamo direttamente all'altare del vincolo. Welcome home, Ashen One. Speak thine heart's desire. Ne approfitterei per avanzare un po' di livello. Then touch the dark to take nourishment from these. Ci servirebbe un pelino in più di carico, quindi vado con vigore e basta. La prossima cosa che vorrei migliorare è forza, la portiamo a 12. Farewell, I made of flame. Ma non livelleremo con lei. Ci darà una mano proprio Joel, che abbiamo salvato prima dai pellegrini. Prima di andare da lui, parlo con Greyrat. Oh, hello, you're back. Gli daremo l'osso di And you're in Loretta. peace. E per quanto triste, Well. almeno saprà cos'è successo veramente a questa Loretta. Heavens, she was already dead. Thank you. I'm almost a relief, really. You can keep the ring. As.
You can keep them. As... Goodbye. Oh, this place. Grazie. Rimarrà comunque un po' più silenzioso per qualche momento, pensando alla sua Loretta, ma non durerà molto. Da questo lato qui si è fermato Joel, gli possiamo parlare. Oh, our champion of this pilgrim, with a debt in death, and I never would have had. I thank you dearly for this. E tra le varie opzioni che abbiamo con lui, lui venderà comunque delle stregonerie che sarà meglio acquistare, non appena avremo abbastanza anime a disposizione gliele comprerò, ma a parte quello c'è questa possibilità di attingere al vero potere. And shall we begin? Bearer of the Darks. E che ci permetterà di aumentare, tra virgolette, gratis alcuni nostri... alcune nostre caratteristiche. Potremo livellare 5 volte con lui in tutto, non consecutivamente, dovremo morire tra un livellamento e l'altro. Questa cosa qui comunque avrà, diciamo, un suo prezzo, ma lo vedremo comunque più avanti. Per il momento aumento soltanto una volta forza e basta. Gli parlo anche. As I have said, I was alas. The magic of Londor is a far cry from the wonders of Vinheim. Perhaps, more importantly, I believe that I can help tease out we pilgrims of Londor are keenly aware that those branded by the dark side possess. Ci darà anche questa gesture importante, sempre per averle tutte quante, convoca. As I have said, alas. The magic, but I can teach you perhaps. I believe that I can help we pilgrims of Londor, that those branded by, as I have said, basta. But I'm weeping that those be safe. Per il momento basta così. Da questo momento in poi, ogni volta che moriremo, e per aumentare il livello da lui dovremo morire 2 volte tra un livello e l'altro, aumenterà anche la nostra vacuità, una cosa che non abbiamo visto tra le caratteristiche del nostro personaggio. Ci sarà anche la vacuità che adesso non si vede, e comunque da lui torneremo per livellare, e sarà molto utile farlo magari quando la richiesta di anime sarà un pochino più alta, per non spendere troppo per livellare. Aumentiamo anche gli utilizzi della Estus. Grazie. 600 anime. Vediamo se mi parla ancora. Oh, hello. And in one. Mi compro giusto qualche freccia. Oh, this place is... Va bene così, grazie. Ora che abbiamo livellato un po' il carico, ad esempio possiamo equipaggiare tranquillamente anche questo anello qui con la difesa del fuoco migliorata. Siamo sempre nel, diciamo, nel range medio. E andiamo e riprendiamo dall'insediamento dei non morti. Eccoci tornati, rifaremo brevemente un pezzettino di strada che abbiamo già seguito prima. Dovrebbe arrivare anche il compare.
andiamo un po' più veloci stavolta, tanto gli oggetti li abbiamo già recuperati. I disgraziatelli, eccoli qua. L'altro disgraziato qua fuori. La malefica, eccola qua. Improvvisamente accelerato. Vabbè, è successo qualcosa di sotto, lasciamo stare. I soliti piccoletti. Cosa mi ha lasciato? Ah, il suo cappuccio. Quella simpaticona dovrebbe essere tornata al suo posto. Mi spiace, eh. Tu non ci avresti fatto delle belle cose a noi. Film con esplosioni. Proviamo anche il coltello. Ecco, a vuoto immediatamente. Semplicemente arrotolandogli addosso gli ho interrotto proprio l'attacco. Sistemo velocemente tutti questi spaventapasseri. Bene, bene. Oggi siamo super agili. E da quella parte lì a sinistra non andrò più, abbiamo esplorato già per bene la prima parte. Andiamo adesso sul ponte, dovrebbero arrivare gli altri spaventapasseri a momenti, eccolo lì il primo. Ne manca uno, me lo sono perso di vista, comunque non penso sia andato di qua, magari è dentro. E adesso comunque andiamo di qua. Eccolo qua che ci aspettava. A questo punto controlliamo per bene il granaio. Occhio ai vari nemici. Uno. Due. Sembrano gli spaventapasseri del grande mago di Oz. Un pochino. Lì in alto c'è un altro di questi piccoletti, ma occhio perché è ben armato. Ha anche un moveset lentissimo, infatti aveva ancora dei frame di invincibilità rialzandosi, molto lunghi. Qua ce ne dovrebbe essere un altro. Un altro scudo. Ouch, maledetto, eccolo lì. Dov'era? Ti piace? Proviamo l'altro coltello però. Questo è molto meglio, eh? L'ultimo. Addio.
Dopo il ponte saremo accolti da molti nemici fastidiosi, quegli altri spaventapasseri lì che lanceranno le bombe incendiarie su tutti questi barili qua, attenzione quindi. Io me li lavoro con calma, non c'è fretta. Ancora uno di vita, il classico. Tra l'altro lì dovremmo andare tra non molto per parlare con un NPC che sta tranquillamente lì chiuso nella gabbia. Infatti ci avrebbe attaccato subito come ha fatto. Ops. Sistemato. Ci sono altri movimenti qua sotto, tra poco andremo a controllare. Attenzione anche a quell'altro nemico che si intravede lì. Sta arrivando. Proverò a stargli sempre alle spalle. Mi ha preso di striscio, ma mi ha fatto tanto male. Potrebbe anche lanciarcelo addosso questo vaso. Cavolo. Basta. Con l'asse che ha alle spalle, se non ricordo male, non è possibile fargli il backstab, però è senz'altro meglio trovarsi alle sue spalle piuttosto che avercelo davanti mentre ci distrugge con i vasi. Ecco un altro anello utile per l'attacco, se non ricordo male, questo potenzia i danni da fuoco. Potenzia gli attacchi da fuoco, ma riduce l'assorbimento dei danni. E comunque, come stiamo vedendo, ogni anello ha il suo peso, questi sono ancora limitati, ce ne saranno altri parecchio pesanti. Dove eravamo prima, si è intravista praticamente anche la prossima zona dove andremo. C'era il percorso laterale qui sotto. Andiamo prima di là. Ci sono un paio di nemici qua sotto. Il primo sta arrivando. Stiamo attenti perché... Ecco, meno male che eravamo dietro l'angolo. È un frammento di titanite. Non c'è altro. E finalmente un attimino di tranquillità con un falò. Dovremmo aver fatto tutto un giro e siamo praticamente dove quei bellimbusti lì ci attaccavano dall'alto. Eccoli qua i due bombardieri. Da quest'altra parte dovrebbe esserci l'accesso, ecco, a questo ponte con il prossimo NPC con cui parleremo. C'è anche un'accetta qui sotto. Anche lui ci farà una domanda, ci chiederà se vogliamo, tra virgolette, i suoi insegnamenti. Gli dirò di sì. Aha, unkindled, are we? Welcome to my abode. I a crow in his cage, as you see now. But here we are.
I hear the unkindled may care to learn some pyromancies from this old... Sì, chiediamogli di apprendere le piromanzie. Most wise. A chance encounter should not be squandered. The pleasure is mine. Ecco lì, se n'è andato via e troveremo anche lui all'altare del vincolo. Non c'è altro. Qua sopra, infatti non lo vedevo, c'è anche un cadavere con un oggetto. Fermo. Con il Partizan. Facciamo anche tutto il giro per vedere esattamente dove siamo finiti. Qua c'era il falò. Prossima area pericolosa. E da questo lato praticamente ci ricolleghiamo con l'area di prima, dove è arrivato il professionista dei vasi che se l'è prese evidentemente per aver interrato male qualche pianta, non lo so. Mi spiace un po' per questi nemici qui, però non vorrei che si allertassero ad un certo punto per qualche motivo, o perché magari qualche altro nemico un po' più pericoloso li chiama. Effettivamente non ci stanno facendo niente, ma non voglio correre rischi. Avanti, partiamo con questo cane. Vieni. Lì c'è un altro cane. Ha preso una strada sbagliata. Era un po' impazzito, comunque mi ha fatto andare fuori tempo, ma pazienza. Sistemo anche quest'altro qui col martello per sicurezza. Non proseguo oltre, di là non voglio andare, diciamo, sopra le scale per il momento. Controlliamo meglio da questa parte. Non mi ricordo se c'è un... Ah sì sì, c'è l'oggettino. Un'altra brace. Poi tanto faremo il giro comunque, spunteremo proprio da quella porta chiusa. Andiamo prima da questo lato, stando attenti perché ci sono i lanciatori di vasi. E poi... dovrebbe esserci una sacerdotessa da qualche parte, mi pare. Prima di andare dai tiratori di vasi, controllo da questo lato. C'è una zona tipo fognature, diciamo. È un assaggio di fognatura, diciamo. Ah, mi hanno già visto, vengono loro, bravissimi. Cestus. E attenzione lì alla nebbia, qua la porta è chiusa.
Vediamo se riesco a prendere di soprassalto cosa c'è lì dietro. Eccolo qui, un ratto gigante. Con un drop comunque utile, l'anello del sanguinamento per migliorare un po' questa difesa qua. Tra l'altro c'erano altri due topini che ci avrebbero dato magari qualche fastidio in più attaccando tutti quanti qui nella nebbia. Piccolissima zona, come detto. Controllo solo per scrupolo, ma non dovrebbe esserci niente. E proseguiamo. Praticamente siamo arrivati all'uscita di questa piccola parte qua. E ci ricolleghiamo con il punto dove ho fatto marcia indietro e siamo tornati praticamente indietro nella prima parte. Andrò subito a sinistra, c'è un falò. Prima di proseguire con l'esplorazione di questa zona, che comunque vedremo, torno brevemente indietro. E andiamo dove c'era il ponte con i lanciatori di vasi abusivi e continuiamo di là. Magari andiamo a piena vita, va? Ce ne sono diversi. Quello in fondo non ci dovrebbe dare nessun fastidio. Il primo si attiverà praticamente subito. Ci tira subito il vaso. La siamo a due mani, va? Non bisogna avere mezze misure contro questi nemici qua. È meglio eliminarli il prima possibile. C'era una brace qui penzolona. Li attiro una alla volta. Non voglio avere a che fare con tutti questi nemici insieme. Basta. Attenzione perché questo attacca in continuazione. Due attacchi e basta. Carica. Sempre alle spalle. Hanno un'energia insospettabile questi nemici. Riescono a caricare, correre, fare una moltitudine di attacchi sproporzionati. È meglio lasciarli sfogare. Quest'altro simpaticone lo lascio stare. Torno con lo scudo. Per questa parte qui dietro. Mi hanno ovviamente bastato un attimo. Anch'io sono rimasto stunnato dopo ogni morso. E comunque ce l'abbiamo fatta, proseguiamo. C'è un cavaliere che si sta godendo una pausa, non è ostile, gli parlerò un attimo. Another one of those unkindled, are you? All you faceless undead, behaving as if you deserve respect. No matter.
heed my words. If you've any sense, you'll go for you here, in this land of hollows. If, like the others, you're fool enough to go on ahead, traipse, you'll face death. Enough death to leave you broke. If, like the others, you'll then go on ahead. Gli parlo più volte, giusto per essere sicuro che non abbia dialoghi nuovi. If, like the others, go on. A posto. Da questo lato la strada, diciamo, è chiusa, ci torneremo dopo. Proseguiamo qui in questo, in questa cattedrale. Oh, ed ecco qualcuno di familiare, diciamo, almeno nell'aspetto. Il buon cavalier Cipolla è tornato, anche se, diciamo, non è proprio lui, perché è passato molto tempo dal buon Siegmeier, diciamo, che, come abbiamo visto in Dark Souls, nel primo Dark Souls, ha avuto un altro tipo di sorte. Oh, pardon me, I was absorbed in thought. I am Siegvert of Katarina. To be honest, I'm in a... Have you ever walked near a white birch? Well, if I'm not mistaken, they come from this tower. Whoever it is, I'm sure... But I have to find a way. This lift... Oh, well, that... This lift, with a little warming up... Sigward. Eventually... No... I've got to you. Secondo lui l'ascensore scende soltanto. This lift only with a little warm. Forse con un po' di riscaldamento. I've got to you. This lift with a little. I've got. Proveremo adesso. Magari lui ha provato soltanto ad appoggiarsi sulla piastra e non fare niente. E invece, richiamando l'ascensore di corsa e non stando sulla piattaforma, avremo accesso ad un altro livello. Eccolo qua, un'animella, e saliamo ancora. Eccolo qua, il gigante arrabbiato che lanciava le frecce di sotto, gli parlo. Che cosa vuoi? Fare la pace, assolutamente sì. Grazie. Ci ha lasciato questo oggetto, il giovane ramo bianco. Non è di molte parole. Comunque, essendo venuti qui da lui e avendo dimostrato buone intenzioni comunque nel non volerlo attaccare, lui a sua volta non ci attaccherà con le sue frecce dalla distanza, e quindi lo ringraziamo. Tra l'altro, quest'arco dovrebbe essere anche familiare agli appassionati del primo Dark Souls. Scendiamo dove eravamo prima. Il nostro buon cavalier Cipolla è riuscito a salire un po', diciamo, ma ci andremo tra poco. Adesso recuperiamo l'ascensore che scende di sotto, dove era andato prima lui. Scendiamo a nostra volta. Scendiamo in questa nuova zona, stando molto molto attenti. Forse anche più del solito. Ci sarà un nemico leggermente
diciamo rotto, molto forte e veloce. Eccolo lì che forse si nasconde, guarda un pochino oltre la scala. Potete affrontarlo come preferite. Il metodo più veloce, diciamo, e sicuro che ho trovato è attirarlo, andare oltre di lui, correre alle sue spalle, aprire la porta, il portone gigante che c'è dietro. Durante la fase di animazione, mentre apriamo la porta, siamo invincibili per qualche momento con i frame di invincibilità, non ci farà niente. Vorrei superare quella porta lì e poi attaccarlo con più tranquillità. C'è anche un oggettino, adesso lo recuperiamo anche. Lo voglio attirare solo. E andiamo. Fa anche congelamento questo maledetto. Andiamo. C'è un comodissimo falò subito dopo. Lui è un po' fuori portata qua. Si può infastidire quanto vuole, ma lo possiamo attaccare con calma. Facciamolo sfogare. E comunque, una volta eliminato, ci lascerà la sua spada. Spada abbastanza leggera e maneggevole con questa caratteristica particolare, intanto recupero anche la brace. E però manterremo la caratteristica che abbiamo visto che ha la sua spada, ovvero che ghiaccia, e la possiamo provare un po'. Abbiamo aumentato a 12 forza proprio per poterla utilizzare, infatti richiede 14 di forza e 12 di forza, scusate, e 14 di destrezza. Si vede anche dall'animazione della spada che è proprio ricca di ghiaccio. E comunque la proveremo. Ne approfitto un momento per tornare all'altare del vincolo e rilassarci un secondo. Siamo tornati. Questa volta dal buon fabbro gira a destra e c'è il piromante che si è sistemato qua. Ah, there you are. I wish to express my for trusting a lowly pyromant. As promised, I will impart. But first, you need a flame of your. E ci donerà questa fiamma della piromanzia, strumento storico e essenziale per lanciare le piromanzie. Careful you don't burn yourself with it. E ovviamente da lui potremo imparare le varie piromanzie. Rinforzare la fiamma della piromanzia con i frammenti di titanite in questo caso. Gli Learn parlo. pyromancy. I know, and pyromancy. E basta. Do not be gone. What is a tea? Con lui per il momento abbiamo finito. Torno da Greyrat, che non è proprio di buon umore, adesso sta elaborando quello che è successo a Loretta. Heavens. Però ci darà un'altra gesture, rannicchiati. Heavens. Da Joel, non possiamo livellare ancora perché non siamo morti un paio di Oh, volte. I would.
però ne approfitterei per comprare alcune stregonerie più care, ci serviranno comunque tutte quante per sbloccare il trofeo delle stregonerie. Cominciamo dallo spadone dell'anima. E abbiamo ancora un migliaio di anime, prendiamo questa freccia dell'anima. As I have said, alas, but I can perhaps finally we pillared them. Be safe. E grazie. Torniamo pure indietro, compro ancora magari qualche freccia un pochino più potente qui dalla dolce signora. Ah no, lei ha quelle di legno, quindi in teoria sono quelle meno potenti. E torniamo proprio all'ultimo falò. La strada dei sacrifici, che ovviamente fa parte di una nuova zona che non vedremo in questo video, però da qui saremo davvero più vicini alla torre dove abbiamo incontrato il buon cavalier Cipolla e andremo ancora un pochino avanti con la sua quest.